Buonasera e bentornati a Turbo 24 Trading Room, l'appuntamento del giovedì dedicato alla piattaforma per i Turbo 24, i certificati Turbo 24 e all'operatività in tempo reale. Oggi con me il trader Tony Cioli Puviani, conosciuto anche come il Mago Tony. Buonasera Tony. Buonasera, buonasera a tutte, tutte le persone collegate per questo webinar con IG. Stiamo parlando qualche minuto fa, io e Tony ci eravamo sentiti l'ultima volta per l'ultima puntata che abbiamo fatto insieme di Turbo 24 Trading Room e abbiamo parlato dell'oro. L'oro che però si trovava su una quotazione completamente differente rispetto a quella attuale perché era a fine febbraio, c'era stato appena un ribasso sull'oro, era sceso sotto i 1.800. E adesso lo troviamo proprio da un'altra parte, proprio su altri livelli. Era inconcepibile allora trovarlo adesso su quasi 2000, no, dollari l'oncia. Sì. Allora sì, va bene. Adesso non pretendiamo che tutte le persone si ricordino una puntata che credo risalga. Abbiamo detto il 27 gennaio, il 26 gennaio, poi febbraio ho saltato integralmente perché tra gennaio e dicembre ne ho fatte 3 su 4. Quindi insomma abbiamo dato spazio. C'era la logistica che ha imposto non un turnover preciso. Comunque sì, ho dato delle belle. Avevo dato un long di Eurust e un long di oro che sono andate tutte e due in porto. Adesso sono qui le operazioni, niente di particolare, però mi ricordo l'analisi sull'oro. Insomma, era il momento minimo. Poi da quel momento lì mi ricordo dopo 2 o 3 giorni andò subito a 1.800, 1.820, 1.830, insomma, è arrivata a 2060. Poi ovviamente ci sono anche dei motivi tristi di geopolitica che hanno fatto sì che questo oro potesse avere maggior appeal visto il periodo di grande instabilità. Devo dire che poi l'oro fa un po' come gli pare, diventa bene rifugio quando gli pare, perché c'erano state anche delle altre occasioni e l'oro non aveva poi brillato come aveva brillato. Invece in questo momento si vede che tra inflazione questa volta e situazione geopolitica l'oro è diventato di grande appeal. Lo guardavo anche prima, insomma, mantiene estremamente volatile, anche colpa dell'incertezza. Vediamo qui vedete, io uso, visto che siamo in tema, un sito russo che mi dà tutte le profinance.ru e che mi dà tutte le quotazioni. Ovviamente si può utilizzare anche la piattaforma di IG, ma qui me le dà senza neanche bisogno di andare da un posto all'altro. Può essere utile, carino, è un sito gratuito. Bisogna pigiare qui web, poi compaiono tutte le quotazioni in tempo reale. Questo è bello. E poi abbiamo anche i future più importanti del Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq, Nikkei. E poi abbiamo anche l'oro iscritto in cirillico, lo vedete qui, 1981, eccetera, eccetera, eccetera. Poi abbiamo l'euro-dollaro, 1,10 secco e via così. E niente, adesso parliamo come al solito, insomma, facciamo qualche minuto di quadro della situazione. Se qualcuno dei partecipanti vuole fare una domanda, io rispondo molto volentieri, sia per quello che riguarda gli strumenti Turbo 24 o qualche loro considerazione, visto la situazione anche che stiamo attraversando, situazione che si può riassumere per i mercati finanziari precaria, non voglio mica dire niente, ma di grandissime occasioni. Io sono di quelli che proprio non faccio e non riesco a capire il perché. Parliamo di logiche di investimenti, ovviamente, perché uno dovrebbe avere paura, qualora avesse la liquidità, magari investire oggi e invece esaltarsi quando tutto costa 30-40% in più. È sempre stato così e sarà sempre così. Invece, per quello che riguarda invece il trading, è un po' più stretto, con operazioni a breve respiro. Ovviamente ci sono delle logiche completamente differenti. Abbiamo visto delle cose incredibili. Lunedì, ad esempio, il future italiano era 21.065 punti, l'indice italiano è arrivato fino a quel livello lì e ieri l'abbiamo visto
A quest'ora, forse una mezz'ora dopo, addirittura 24.100, quindi 3.050 punti nel giro di 48-54 ore, poco più di 2 giorni, significa un 15% il lavoro di un anno di indice. Quello che ha fatto l'anno scorso l'indice italiano, poco più del 15%, l'ha fatto tra lunedì e mercoledì di recupero. Questo, dal mio punto di vista, sta a significare che è cambiato il trading, sono cambiate le logiche, in tutto e per tutto, perché sia delle discese, come abbiamo visto fare, ma in particolare anche delle salite con situazione in stallo deteriorata tra i due, sta a significare che le logiche di trading siano capovolte, siano del tutto, non dico scollegate dalla realtà, perché non è vero, non sono scollegate, ma viene enfatizzata una logica daily in base a un tema. E questa enfatizzazione poi produce delle distorsioni. Mi spiego ancora meglio. Ad esempio, se uno mi chiedeva ieri, mi hanno chiesto di commentare, l'ho fatto nel mio canale YouTube, Antonio Cioli Cubiani, commentavo la giornata di ieri alle 7 di sera, e dicevo, beh, questo rialzo, di cui c'è poco veramente da fidarsi per la modalità con cui è stato fatto, veloce, più 7-8%, in assenza di qualsiasi notizia degna di dare una svolta da più 8%, che una volta più 8% succedeva quando c'era un qualche cosa di annunciato che veniva improvvisamente smentito. Allora sì, oppure delle condizioni particolari, non che forse c'è un accordo tra due ministri degli esteri che poi se ne dà di tutte le ragioni. E no, quello che rispondevo è che probabilmente quel rimbalzo importante di ieri, di tutti i mercati del DAX, del CAC, mercati europei, ma anche importante per il Nasdaq 100, che sappiamo aver fatto il 3,5%, lo stesso Standard & Poor's è arrivato vicino al 3%, un rimbalzo di ieri si spiega bene, non è stato altro che figlio degli eccessi del giorno precedente, del lunedì o del venerdì, insomma, e quindi spiegare un recupero di eccessi viene strano, perché uno tende sempre a collegare quello che succede oggi a quello che sta succedendo magari nel conflitto russo-ucraino e non trova rispondenze. Questa è la verità, così come ieri si è esagerato, perché si saliva senza soluzioni di continuità, c'erano le materie prime che stornavano qualche cosa, per carità, ma avevamo sempre un petrolio che da 124, 125 era 110, 111, 108, non era regalato. E via, via, via così. C'è un processo di logiche, di acquisti fatte in maniera compulsiva, in maniera automatica, che di fatto distorgono a fine serata determinati valori, perché i processi automatici acquistano, 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 vendono, 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 vendono senza soluzione di continuità, poi scattano. Da una parte, quando va giù, i margin call, o anche noi sappiamo i margin debt, che cos'è? Sono tutte le azioni che gli americani comprano dando a garanzia a sua volta delle altre azioni. E quindi questo è un valore che si può riscontrare, un valore molto alto rispetto alla media. E quando ci sono le cadute dei listini, si è costretti automaticamente anche a liquidare delle posizioni perché i margin finiscono. E viceversa, quando ci sono i rialzi sopra determinati livelli, qualche fondo o qualcuno che è andato short deve necessariamente ricomprare perché finisce i margini. E questo viene enfatizzato in questo marzo del 2022 in maniera importante. Perché faccio questo discorso? Perché descrivere le cose sono semplici, insomma, magari ci metto un po' di poesia, ma non serve a niente descriverle. Perché noi dobbiamo, io rifletto su questo e dobbiamo cercare di sfruttare queste nuove inefficienze, perché se poi un mercato esagera e guadagna l'8% o esagera e perde il 9%,
Abbiamo visto la Banca Intesa lunedì mattina sfondare 1,70, ieri arrivare a 2,10, la banca più importante italiana. Abbiamo visto UniCredit che ha fatto circa lo stesso. Abbiamo visto dei titoli come Renault, Stellantis, Ferrari volare da meno 5 a più 5 nel giro di 24 ore. È vero che è un qualche cosa di selvaggio, automatico, cattivo, a cui non siamo abituati, però riflettendoci, se ripetiamo, sono cose così selvagge, così cattive, dobbiamo cercare di sfruttarle noi, perché queste sono inefficienze. Quando è che si crea un'inefficienza? Quando c'è un prezzo che va in eccesso in un senso o in un altro, e quindi noi, anche come trader di posizione, dovremmo cercare di sfruttare questi eccessi, che apparentemente potrebbe essere anche un gioco pericoloso, dipende dal temperamento del trader, però ovvio che se uno sta alla scuola del trend in assoluto, io il trend, il trend, il trend, il trend, ah, che bel trend. Ieri mi rispondeva uno, dico, ho detto, ma questo 8% è esagerato. Dico, no, c'è sto trend bellissimo, attenzione, monitoriamo con attenzione che se supera 24.200 poi si va a 25.000, ma se poi 25, 26, 27, in un clima dove il natural gas costa 300 euro al megawattora o 200 a seconda del momento, il petrolio è 112, il palladio è quasi 3.000, e dove ci sono le bollette del gas per i cittadini europei, in particolare quelli italiani e quelli tedeschi, che sono fuori dalla portata, quindi si crea una potenziale domanda aggregata futura molto debole, perché se noi dobbiamo spendere molti soldi in più per fare il pieno della benzina, per fare il pieno di diesel, per pagare le bollette dell'ERA o dell'Enel, per pagare la luce e per pagare tutti quegli aumenti indiretti dovuti all'aumento incredibile delle materie prime, siamo tutti più poveri. Se c'è un'inflazione del 5% consolidata in Europa, siamo tutti più poveri del 5%. E quindi, tra materie prime eccezionali, quelle che usiamo di più, il pane, il mais, eccetera, siamo più poveri. Quindi, andando incontro a una situazione particolarmente brutta, il mercato è più volatile, più incerto, e sta scontando questa situazione che stiamo vivendo. Ma quando, secondo me, verrà sancita la stagflazione, anche se oggi sentivo Lagarde, gli economisti europei che vedono in diminuzione il prodotto interno lordo dal 4 del 2022 al 3 o al 2,8, ma no, ditelo, il prodotto interno lordo europeo scenderà e le borse sarà sul livello zero se non negativo, e quindi si avrà una situazione di stagflazione, e le borse in questi giorni fanno i conti con questa situazione. Non è che poi, quando arriverà la stagflazione, la recessione, la stagnazione, chiamiamola come vogliamo, le borse crolleranno alla constatazione degli uffici. Gli uffici Istat o gli uffici deputati alla raccolta dei dati del prodotto interno lordo constateranno un declino evidente e obbligatorio di quello che sarà l'economia europea, per i motivi che non sto neanche a spiegare, un po' li ho accennati, però le borse in questo momento magari cominceranno a recuperare in maniera importante, perché si penserà già al semestre successivo del 2023, che magari prevederà Covid terminato, conflitti, tregue, speriamo in Dio, quanto ripresa anche degli approvvigionamenti in maniera corretta, senza andare a sprecare troppo, magari transizione energetica che ci fa tanto male, in una situazione migliore, più consolidata, che ci consentirà di prendere le materie prime, l'energia a prezzi più abbordabili. Magari usciremo fuori da una situazione veramente brutta, i mercati lo sconteranno in piena recessione. Quando saremo in piena, e direi, ma come mai sale che siamo in piena recessione? Funziona così, non attacchiamoci mai ai dati e sfruttiamo le grandi discese per investire. In ottica di trading, è il mercato è volatile, non c'è niente da fare, la volatilità è il sale del trading. Chi è bravo, ovviamente, sa che è volatile, o ha due metodi. Poi vi dico quello che faccio io, che non è detto che sia il metodo migliore. Ha due metodi: cercare di beccare gli swing
avere le certezze che ci sia una breve inversione di breve, perché tutti i movimenti che ci sono in questi giorni sono movimenti di breve destinati a essere in swing, altrimenti non sarebbe un mercato volatile. Tutti, rialzi o ribassi che siano, state tranquilli che, chiaro, sapessi la dimensione non sarei qui adesso, però sono destinati a essere capovolti nel giro di poco. Quindi, uno swing trading nel cercare di prendere un pezzo dell'ultimo pezzo di trend, che a chi ama con la pancia vedere con gli occhioni che c'è stata l'inversione, però per me è molto pericoloso questo tipo di metodo, perché ci sono inversioni continue e quindi uno crede che il trend è bello e improvvisamente si vede tutto scendere, o viceversa, che è tutto brutto e improvvisamente vede dei recuperi, specialmente su DAX e FTSE MIB, di altri tempi o che forse non abbiamo mai visto, e quindi noi dobbiamo cercare invece di immaginare un eccesso e andare, secondo me, con gli stop loss, con i turbo. I turbi sono fighissimi. Ti prendi un turbo con un cap e lo lasci scorrere. Io qui ho fatto l'ultima volta, ma io poi non ce l'ho fatta perché sono così di carattere. Non sono stato bravo. Ho preso due cose, poi ci sono i filmati, andate a vedere. Ho preso il gold che piazzai a Varo e me lo consegnarono proprio con la trasmissione che stava finendo a 1789, con un l'ho inquadrato prima, un knockout a 1778, mi sembra 1779, per cui ridicolo, con una bella leva è arrivato a 2060, o anche adesso a 2000, 1990 avrei quintuplicato probabilmente l'investimento, che era carino perché c'erano 500 euro sopra, quindi le possibilità ci sono. Andiamo avanti. Avevo preso anche un euro dollaro, l'avevo piazzato forse non mal andato, e lì fece al minimo, che in quel giorno lì era uno, dissi prendo l'euro dollaro long perché dicono tutti short, erano 1,11 tondo, mi sembra 1,1098, così culmine arrivò a 1,14. Poi adesso poi ci si scorda, poi è risceso. Comunque, questa è la mia idea. L'idea, abbiamo da un punto di vista macroeconomico, una situazione che andrà a deteriorarsi in maniera inequivocabile, ripeto, non perché non aspettiamo i dati, non perché è evidente che questi prezzi folli delle materie prime e l'ansia di una guerra vicina procura dal punto di vista dei consumatori. Questa la psicologia, e inoltre il fatto che siamo tutti più poveri perché abbiamo meno soldi, perché l'inflazione ce li frega e in più le bollette ce ne fregano, evidentemente comporterà una diminuzione della domanda aggregata, quindi un'aspettativa mia, ma credo, poi la gente ha paura di esporsi e aspetta il dato. Ma i dati ci saranno tra un po', ci saranno ad aprile, quelli del primo trimestre del 2022, e quindi c'è ancora un po' da aspettare, perché il trimestre deve finire e per andare in stagflazione ci vorrà anche un altro trimestre successivo, perché noi sappiamo la regola dei due trimestri: per conclamare una stagnazione ufficiale ci devono essere due trimestri con segno meno. La Germania, per la verità, nel 2021 l'ultimo trimestre è stato segno meno, per cui la Germania potrebbe andare in stagflazione. Questo è il quadro. Non vuol dire che le borse scendono, o meglio ancora, le borse sentiranno sempre di più questa storia, e più ci mettiamo la guerra, avranno delle oscillazioni. Secondo me, i minimi che abbiamo visto lunedì, insomma, i 21.000 punti o i 12,5 di DAX, potrebbero essere un punto carino per l'investimento. Per quello che riguarda il trading, dipende dal time frame che avete ognuno di voi. C'è chi opera con lo swing a 2 giorni, c'è chi fa 100 operazioni al giorno, c'è chi ne fa 10, quindi è difficile. Però essenzialmente grandi ribassi sono destinati ancora, secondo me, a essere recuperati, e
i livelli, ad esempio, di acquisto dei minimi. Secondo me la reazione che c'è stata da lunedì da quei minimi lì è stata molto importante, quindi sono già dei minimi, dei supporti da tenere in considerazione: 21.000 punti il FTSE MIB, 12.5 il DAX, 4.090. L'America è un po' più sfavillante, ma non ha motivo per me di essere sfavillante, poi vi spiego perché, per cui è scesa, diciamo, è scesa un po' meno di quello che avrebbe dovuto scendere, che sarebbe dovuta scendere, perché gli americani sono un po' così. Loro è vero che non sono coinvolti dalla guerra, è vero che la Russia l'hanno lontana, è vero che hanno il natural gas, è vero che hanno le materie prime, è vero che hanno tutto quello che hanno, però l'America ha bisogno, almeno se non l'America, i grandi titoli americani hanno bisogno dell'Europa in maniera importante. Perché chi è che è bravo di voi, che sa le classifiche di capitalizzazione dei maggiori titoli degli Stati Uniti d'America? Apple, ad esempio, è il numero uno, e Apple si trova sia nel Dow Jones, sia nello Standard & Poor's, sia nel Nasdaq 100, sia nel Nasdaq Composite, e in tutti gli indici, escluso Russell. L'Apple, io credo che in Europa qualcuno lì... è vero che è una multinazionale, però insomma noi in famiglia ne abbiamo quattro, ne ho io, mia moglie, abbiamo l'app, anzi ne abbiamo cinque perché mio figlio ha anche il PC app. Poi chi è il secondo? Amazon? Beh, insomma, io non conosco uno che non abbia l'abbonamento Amazon Prime o non si fornisca da Amazon, quindi Amazon, chi è il terzo? Credo che sia Microsoft. Insomma, io qui in questo momento parlo con Microsoft o Android, ce l'hanno tutti. Ecco, perché il quarto, o potrebbe essere anche il secondo se facciamo l'unione, è Google Alphabet. E noi non abbiamo Google, non abbiamo Android, non abbiamo... E poi abbiamo, uno dice, però Tony c'è Tesla, che è al quinto posto, e io dico sì, infatti Tesla ha fatto quel balzo a 1.200 per un motivo, l'abbiamo detto qui due volte, perché in Europa nell'ultimo trimestre 2021 Tesla è stata la marca di automobili che ha venduto di più in tutta l'Europa. Questo dato, io me lo ricordo, fu sorprendente, dovuto in parte al fatto che Volkswagen, Peugeot, Stellantis nelle sue linee più popolari, in particolare poi anche Renault, e poi la Mazda, direi, no? Quelle lì avevano anche fatto fatica a consegnare le macchine, anche io avevo questo problema per via dei semiconduttori. Il maggior fornitore in Europa di veicoli, la marca più venduta clamorosamente è stata Tesla. Quindi che gli americani volere volare, se noi andiamo nel fosso un pochettino, almeno li portiamo giù noi, per cui stiamo anche attenti alla forza dei listini americani, che per carità, secondo me hanno perso un po' meno di quello che avrebbero dovuto perdere, però io li trovo belli resistenti, se non proprio ai minimi, quel 4.100 che abbiamo già visto due volte sullo Standard & Poor's, potrebbe essere 4.3950 o potrebbe essere anche il Nasdaq intorno a questi valori, forse 12.8-13.000. Detta questo panorama completo che avevo voglia di fare, che avevo fare, vediamo alla giornata di oggi. Io oggi ho un'idea. Ho un'idea un po' mia, un po' alla Tony, molto bislacca. È un'idea che faccio io. Eccolo qui. Allora, è un'idea strana, però io aspettavo oggi per farla qui con il G. Allora, andiamo qui ai conti, non ve la dico ancora, piano piano la sbicciamo. Voglio andare ai Turbo, ecco il mio conto Turbo, perfetto. Indici e frazioni, adesso ve la dico.
Io volevo sapere, Andrea, se c'è o se si è addormentato. No, no, ci sono, anzi, ci sono anche un po' di domande che ti sono arrivate. Sì, Non ti ho. perché ho fatto un monologo di 26 minuti, non mi sono mai fermato. Allora, No, no, ecco. sono arrivate un sacco di domande. No, cioè, sul crude, secondo lei il massimo è 130 dollari al barile? Te le faccio tutte, te le dico tutte, poi Guarda, vedi. vado a ping pong e rispondo tutto. Tanto c'è solo un'operazione carina che sarà divertente. È un'idea bislacca. Fatela da 1 euro se la fate, da 5 euro, perché è molto bislacca, però per me è forte. Allora, il petrolio è veramente un enigma, è così assurdo, eccetera. A me non piacciono gli eccessi, però per il petrolio. Ieri è sceso molto bene, oggi un po' ha recuperato male. Io sì, 130, 100, è difficilissimo, perché il mercato del petrolio è veramente difficilissimo. Adesso lo vedo in flessione a 109, però ancora deve dire la sua. A me sta storia dell'Iraq che ci farà le riserve, eccetera, mi interessa poco. Sì, io credo che 125, 130 WTI crude possa essere un prezzo. Non andrei a shortarlo perché non ci dormirei. Ho i soliti 20 euro di turbo con i GSI. L'ha fatto mio figlio ieri, è andata anche bene, ma con 20 euro con i G ha preso proprio il turbettino così carino. Perché sai, oh, ti giochi 20 euro, 30 euro, quello che vuoi giocare, però no, dormi bene la notte. 130 come cap, può essere una bella idea. Io adesso non lo scelterei neanche, aspetterei, andrei long, se mi obblighi andrei long, ma le dico così, fino a 118, 117, poi rispetto un po' il prezzo, andrei long così a sensazione. E poi lo shorterei sopra i 120 con un bel turbettino con strike 131, 129, quell'area lì con strike di tocco, di knockout. A posto, vai. Bene, allora ti passo un'altra domanda. Vediamo, è corretto dire che siamo pieni di spike? Beh, insomma, ci sono stati Sì. un po' di volatilità, c'è stata. Sì, pieni di spike a 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora. Questa è indubbiamente si chiama la volatilità. Ricordate che la volatilità, il termine tecnico di volatilità, non è molte volte, come erroneamente viene inteso, l'ampiezza della candela giornaliera. Per cui se tu vedi in una giornata che l'indice ha fatto minimo 20, massimo 22, dice. 2000 punti di differenza, che volatilità. Non è detto, perché poniamo che il caso che ieri non c'è stata volatilità, c'è stata direzionalità, enorme direzionalità, e c'è stata un'ampiezza enorme delle candele. Questa è la direzionalità. La volatilità in termine tecnico, poi si fa della confusione, ma io lì queste cose ritengo di essere abbastanza formato, cioè molto bravo, e con l'immodesta del caso. La volatilità invece è proprio spike contro spike, rialzi ribassi, rialzi ribassi. Ad esempio, oggi c'è stata più volatilità, ma una volatilità o un lateral ribassista marcato, ecco, lo definirei così. Però i recuperi, poi le discese, i recuperi. Oggi abbiamo visto a un certo punto dei bei recuperi, che il FTSE MIB era sceso a 22,8, poi l'ho rivisto a 2,50, poi l'ho rivisto a 23, scusa, 22,8, sì, a 23, 2,50, 23, lo stesso standard pur palleggia tra 10, 40, 44, poi è sceso a 10. Questa è la volatilità. E gli spike sono figli di incertezza, di notizie messe girare ad arte, stiamo attenti, perché si riesce a dare delle notizie del cavolo. Questo trading algoritmico di cui parlavo all'inizio enfatizza tutti i movimenti, e per una stupidaggine a volte ci sono questi spike, e poi ripercorsi indietro perché ci si accorge che erano delle stupidaggini. Adesso basta dire: si incontra il primo ministro degli esteri russo con quello ucraino, Ale, più 8%. Ma sarà il modo, perché uno comincia a comprare, c'è la forza, la paura di rimanere fuori dal mercato, e i poveri shortisti che li fanno a pezzi, e viene fuori quel lavoro di ieri. E questo è il figlio dell'incertezza. Bene, poi
Poi c'è chi chiede, quindi bisogna aspettare solamente di recuperare gli eccessi? C'è chi dice è dura stare fermo, dacci un Sì, no, no, comando. no, Ok. dipende. Allora, se noi siamo qui su IG con i nostri turbo, con i nostri CFD, facciamo delle partitelle, e io mi diverto anche, lo fa mio figlio, un po' qui lì, delle partitelle con delle size abbastanza modeste, però questo lo insegno, è difficile, cioè tendenzialmente non assecondando il mercato, cioè se sale e comincia a dare 10 euro, 20 euro, 10 euro, che intanto sai che scende. Al momento in cui comincia a scendere, comincia a comprare. Per rispondere a una domanda che mi hai fatto prima, io ritengo ancora questa di adesso, mi espongo senza problemi, chi mi conosce lo sa, però questa è un'area abbastanza barzotta, ibrida, nel senso che dopo il più 8 di ieri, non so, un 23.000 di Fuzzy MIB che viene da 21, non mi sembra un'area di floor, ecco, da dire siamo in banca. Chiaro, ti metti sul supporto fisso 22,9, quello che è, e provi la scucchiaiata per fare 70-80 punti, va benissimo. Ecco, a livello di investimenti invece aspetterei i minimi visti lunedì almeno. Bene, ti leggo altre domande? Sì, mi diverto. Vediamo una, io leggo, non invento, Succhiata sull'S&P 500 Future a 41,91. Sì, io ho capito tutto. Sì. Scucchiaiata, scucchiaiata. Magari ha scritto una succhiata, ma scucchiaiata, Ah, sì, hai scucchiaiata. ragione, scucchiaiata, sì, hai Io ragione. non li leggo, ma conosco i ragazzi, conosco i miei amici. Voleva dire la scucchiaiata, certo, bellissima, bellissima quell'area. Ma questo è uno mio allievo perché sono i miei punti di acquisto. Si sfonda il 190, ma almeno che non sia mio figlio, che me l'ha scritto un amico suo, perché gli insegno queste cose. Sfondata il livello 2, cioè la giocata vara, dico io, la giocata vara. È proprio a 191, 192, per cui se rompe il 4,2 potrebbe già oggi nel giro di 2 giorni 4,2 magari riportarti a fare 20-30 punti e per carità ben bene. Però se uno volesse avere un pochino più risparmioso e magari sfruttare il rimbalzo, 491 sono i miei punti preferiti. Perfetto, grazie. Bello questo 491 e sono i miei punti. Perfetto. Perfetto, no, poi basta, ci sono con così tanta volatilità, che TF usare, che time frame usare? Beh, Beh, dipende, direi. sì, io più o meno, come vedete, io vado tutto, non c'ho neanche, vedo quello che vedete voi, adesso sto guardando, più o meno li conosco a memoria, non è che compro, ho dei miei livelli in base sostanzialmente ai supporti mostrati precedentemente che me li ricordo un po'. A me con questa volatilità qua io uso 3 minuti, faccio già il 5 minuti mi dà fastidio, però non decido io per tutti, ma può benissimo andare il 15 minuti, 3 minuti è già un time frame strettissimo, un po' folle, però io sono più scalper per cui io uso 3 minuti. E poi basta perché c'è solamente una riflessione, cioè il Nord Europa è pieno di Tesla, quindi andare Sì, a bravo, bravo. cercare. Sì, la riflessione che ha fatto su di me mi colpì questo fatto. Quando parlammo, abbiamo fatto 2 puntate, io e te, forse col tuo collega, una dedicata completamente a Tesla, una fu dedicata completamente a Tesla. E tra queste puntate facevamo vedere le opzioni, le call vendute, il livello, insomma c'erano dei ragionamenti che poi nel medio periodo sono stati perfetti, cioè c'era stata una giocata furbissima per me di Elon Musk, io sono convinto con quel che fece a dicembre o a fine novembre, no, e lo fece il 3 o 4 dicembre, fece un post su Twitter dove disse le devo pagare le tasse sul 10% di mia proprietà perché gli avevano rotto un po' le palle Elizabeth Warren, Bernie Sanders, cioè i democratici di sinistra. Diceva: ma questo qui è l'uomo più ricco del mondo, non ha mai pagato un euro di
di tasse, che in effetti è vero, però se uno non vende mai quello che costruisce, non puoi pagare il capital gain su qualche cosa che non vendi. E allora lui, secondo me, ha fatto una furbata, la raccontai qui, ha fatto una furbata perché ha fatto una sorta di asta pubblica, ha detto: va bene, io faccio su Twitter il referendum. Se la gente dice che devo vendere così pago le tasse, io vendo effettivamente il 10%. E lui in quel momento aveva il 26%, e parliamo di 300 miliardi di roba, per cui ha messo sul mercato il 30 miliardi di roba, ma le ha vendute tutte tra 1200 e 1100. Tra 1200 e 1100, 1210 iniziò, poi venivano fuori i dati fino a 1050. E tutto sommato, lui rendendo pubblica la mossa ha preparato il mercato a coglierle, perché io avevo un sacco di amici, conoscenti: oh Tony, andiamo a comprare Tesla che per il 6% è l'occasione d'oro, perché c'è quel pazzo di Musk che le sta svendendo. E invece ha insaccato tutti, perché alla fine le ha vendute anche bene, perché aveva un prezzo medio di circa 1100 dollari, 1080, e adesso Tesla, di cui abbiamo parlato tante volte, la andiamo a vedere, vale 8,20, avevo visto qualcosa del genere. E quindi ha fatto un affare: se andiamo a vedere 30 miliardi, la differenza di 20%, ha risparmiato, diciamo, quei 40 miliardi Pazzesco. vendendole. Per me è un genio assoluto e prende per il culo tutti, ma se lo merita, che è veramente un genio, perché lui ha, annunciando la svendita, ha preparato il mercato a raccogliere. Io feci un video bellissimo. È un po' come quando i negozianti ti mandano a casa la pergamanina, la cartolina, vogliono fare i negozi di lusso per invitarti alla svendita del 30% dei prodotti, un po' prima dei saldi, dei prodotti che costano una follia, però sono quelle le prime marche. Magari ti compri un cappotto al 30%, spendi 1.000 euro, un cappotto uguale lo paghi 250, 300. E quindi, insomma, è stata una mossa per me bellissima, di cui però abbiamo parlato qui in questi canali. Andate a vedere le puntate dietro. Allora, abbiamo un po' di minuti. Qual è la mossa di Tony che potrà aver fatto? Allora, split Amazon. Ho visto ieri split Amazon. Così facciamo un po'. Amazon è, credo, il secondo titolo più importante degli Stati Uniti d'America, e forse il terzo in assoluto al mondo, se non il secondo. Bisogna vedere le capitalizzazioni di Aramco, che se la batteva con Apple e Amazon. Insomma, adesso Amazon non va un granché bene. Cosa ha fatto Jeff Bezos? Come hanno già fatto anche Apple, e ha fatto lo stesso Tesla, fa lo split. Spieghiamo a chi sta sentendo che cos'è sto split. Lo split vuol dire che poi ha senso, ha senso, vuol dire consentire di fatto a tutti di operare anche su Amazon, perché un Amazon costa 3.000 dollari. Se io voglio un'azione Amazon, oggi la pago 2,921. Quindi, un ragazzo, uno vuole fare un giardinetto di titoli, e effettivamente a 3.000 dollari l'una è un po' come il Bitcoin: non ne compri uno, ne compri 0,01 o 0,02. Mentre con Amazon non si può fare. Quindi, anche lui, come fece a suo tempo anche Apple e Tesla, Tesla me lo ricordo benissimo, che era agosto 2020, insieme, una per 5, una per 4, decidi di fare un'operazione contabile, ovvero le azioni che sono di Amazon le quadruplichi, le ventuplichi in questo caso. Adesso non so i numeri esatti, ma poniamo che ci siano 1 miliardo di azioni Amazon. Il numero lo invento, è verosimile. 1 miliardo di azioni Amazon. Da un certo dato in poi, le azioni Amazon non sono più 1 miliardo, le circolanti, il capitale netto, le ufficiali, il numero di azioni sono contate, e ogni somma e ogni azione forma la capitalizzazione di borsa, o il suo valore nominale, il capitale sociale. Queste azioni, supponiamo, che hanno deciso, credo ieri ne parlasse il consiglio di amministrazione di Jeff Bezos, di venduplicarle. Quindi,
Amazon, che vale circa 1.400 miliardi, o 1.500 perché oggi sta aumentando tantissimo, avrà a partire da una determinata data 20 volte le azioni che ci sono. Quindi il mercato gradisce questo tipo di operazione, anche se solo contabile, perché psicologicamente avere un Amazon che anziché 3.000 dollari vale un ventesimo, cioè 150, facciamo i conti pari e diventiamo tutti matti, anziché 3.000 dollari vale un ventesimo, per cui 150 dollari, diventa più attraente sia per alcuni fondi che possono spezzare e comprare più azioni, sia nei confronti dei giovani, delle persone che insomma non tutti, io sinceramente di prendere tre Amazon a 3.000 non ci avrei voglia. Se magari me le fanno a 150, psicologicamente una decina di Amazon me le prendo volentieri spendendo 1.500 dollari piuttosto che prendermene una che è quasi 1 miliardo e spenderne 3.000. Quindi questo split ha avuto fortuna con Tesla, ha avuto fortuna con Apple e più o meno ha sempre avuto fortuna. Sta premiando l'azione in un contesto però decisamente osceno. Quindi, guardando questa bellissima tabella di IG, noi vediamo Tesla che perde il suo bel 4%, vediamo Alibaba, tra l'altro un titolo che mi piace, ma qui sto facendo brutta figura, che mi piaceva, l'ho dato l'altro giorno a 97, sta a 91, vediamo Alibaba che perde 8,91. Qui vediamo NIO che perde 13, qui vediamo Apple che perde addirittura il 3,65%, tutti Meta o ex Facebook, Meta Platform che è rovinata a 192, costa 300 mi sembra ieri, Nvidia, vediamo, sono in ordine quasi per capitalizzazione, eccetera, eccetera, vediamo se c'è Microsoft, non avete Microsoft, eccolo No, qui, ma sicuramente, sì. no, no, c'è, scusate. La grande Microsoft meno 2,36 è incredibilmente Amazon che sfrutta questo effetto annuncio. L'effetto annuncio è un effetto annuncio e quindi l'emotività tendenzialmente di un effetto annuncio produce delle inefficienze che sono in parte giustificate da quello che ho detto io prima. Ovvero il maggior appeal di un'azione che costa un ventesimo e quindi il concorso di tanti piccoli operatori che vanno a comprarla e la maggiore flessibilità nel collocare il titolo nell'essere comprato. Ok, però dal punto di vista reale, Amazon, che è bellissima azienda di oggi o di ieri o del domani, è Amazon. E quindi, secondo me, questi split in una situazione come era il 2020, dove a partire da maggio le borse, specialmente il Nasdaq, salivano tutti i giorni e sono salite fino al 6, fino al 4 di gennaio 2022, dove c'è stato un record storico intorno ai 16.600 punti, ha senso. In questo contesto, un po' così, questa festa popolare che fa l'Amazon per lo split mi sembra fuori luogo. Oh, devo venire qui, mi hanno detto che devo fare delle operazioni. Non riesco oggi ad andare long di niente. Il mio oro, sapete che il mio oro mi piace comprarlo quando non lo vuole nessuno. Adesso va un po' troppo di moda. Il mio oro bisogna comprarlo prima, quando lo dicevo io, adesso può ancora stornare. Mi auguro che storni vorrebbe dire che le tensioni stanno calando, ecco. E non ho voglia di entrare su questo perché ho detto che non c'è ancora quei prezzi avari da scucchiaiata, il motivo l'ho spiegato nella prima parte dell'operazione. Insomma, la speculazione oggi la voglio fare su Amazon. Perché le motivazioni, lo split è un buon motivo, però è un motivo più emotivo, non tecnico, non ragionieristico, non oggettivo, è in una situazione di mercati ribelli. Secondo me, dopo sto bello split, domani, se dovesse recuperare il Nasdaq, questa dice ha già splittato ieri, non ce ne frega niente, non la comprano. Se dovesse ancora andare male il mercato, magari dicono: aspetta, che vendo Amazon, che con la storia dello split è rimasta alta. Questa è un po' la sintesi che faccio. E quindi
non lo fate voi perché è vietato, disclaimer, ma lo faccio io mi vendo la mia Amazon, vediamo se riesco a trovare tutto, vediamo, eccolo qui, mi sposto sto robo qui da qualche parte e ritorniamo qui e andiamo con la nostra Amazon. Facciamo i signori oggi, facciamo i signorili, short, chiaramente, sappiamo già tutto. Allora, studiamo un po' sto robo qui, leva 14, leva Amazon. Andrea? Sì. Ah no, stavo vedendo il livello con leva maggiore 3095, ok? 3.090. Tra l'altro il trading con i turbo sui titoli è molto più vantaggioso rispetto al CFD, per esempio, perché quando si va a operare con il turbo e si fa un'operazione superiore ai 100 euro di controvalore, non si paga la commissione. La stessa operazione fatta con le azioni fisiche piuttosto che con un altro derivato, con i CFD, ecco che bisogna tenere in considerazione la commissione. Per noi, ma come per tanti altri, per le azioni americane comunque sia, è consistente, si parla di 15 dollari quando si compra, 15 dollari quando si vende. Se si fa l'operazione con i turbo e si superano i 100 euro, scompare la commissione. Sì, e poi aggiungerei un'altra cosa, adesso non vorrei, ma quando mi sono shortato, ho smesso di farlo sul mercato regolamentato e lo faccio solo qui, parola d'onore, perché almeno la mia banca, ecco, se gli chiedo, mi chiede 15 euro fissi prestito titoli e mi accende una commissione, poi c'è... Vabbè, se è italiana c'è l'auto in tax al momento in cui tu apri l'operazione, sia almeno prima o più dopo, o più prima o almeno dopo, un auto in tax la paghi. Poi c'è il costo di prestito, non è più, c'è il costo di prestito che in qualche maniera è abbastanza oneroso. Qui ovviamente aumenterà in base a altri criteri, il KO, immagino se sei short, diminuirà lentissimamente, però è molto più pratico e secondo me decisamente meno costoso, perché andare a chiedere in prestito dei titoli americani ha sempre dei costi fissi abbastanza importanti. È chiaro che se uno fa uno short da un milione di dollari, i 15 euro sono una sciocchezza, ma se uno dovesse fare uno short da 300-400 dollari, i 15 euro e in più c'è il costo del prestito e la teorica, qui non voglio essere ipocrita, la teorica però va detta, possibilità che il titolo venga richiesto, a volte è successo per alcuni titoli, e quindi non ha neanche una tranquillità operativa, perché può succedere, come è successo durante i pieni lockdown nel 2020, su alcuni titolini che chi era short è rimasto fregato. Se avevi un bel turbo, con quei famosi titoli, ve lo ricordate, che facevano il 100% al giorno, perché c'erano quelli di quel social network che si chiamava Rabbit, qualche cosa del genere, che si coalizzavano per fare il mazzo agli shortisti su alcuni titoli di bassa capitalizzazione. Insomma, e quindi è molto comodo. Bando alle ciance, a me piace 3095 come livello, mi sta molto bene. Vediamo che costa 2,93. 2,93, non ne prendiamo. Quante ne prendiamo? Mi piace molto sto short, per cui esagero, ne voglio prendere 400. Adesso spero di non fare male i conti, perché poi vengono fuori, ormai qui non mi voglio sbagliare, ne voglio prendere 400, vediamo, 400, sì, aspetta, qui sto sbagliando, no, 400 lo devo mettere qui, che sto diventando anche cieco ultimamente, mi vedrete con gli occhiali, perché ho resistito a non avere gli occhiali, ma ormai non ce la faccio,
400, benissimo. Il livello potrebbe essere questo qui. Oh, vedete che sta salendo. Stavolta va bene che sale. 2,32 per un totale di 812 euro. Ok, ci sto. 2,32 lo mettiamo a 2,20. Però la voglio fare vedere ai ragazzi. Sì, 2,20, anteprima d'ordine. Inserisci l'ordine. Boh, dovrei averlo fatto. Dovrei averlo fatto, eseguito, vedo che squillano i telefonini, quindi arrivo. No, qui sto toccando troppe robe. Allora, sono short, rimettiamo sto bagaglio, che è mio, perché io ho uno schermino piccolo, sono minimalista, dove voglio farci entrare tutto. Eccoci qui, andiamo nelle posizioni. Oh, eccolo qui. Ho già pagato, perdo già l'aperitivo per tutti. Eccolo qui. Allora, io ho comperato a 2,20 delle Amazon Short, un certificato rappresentativo di Amazon Short, 400 certificati. 400 certificati sono qui. Sono qui. Sono qui. In questo istante qui lo vediamo. L'ho comprato addirittura in faccia perché stava salendo, avete visto la candela, e questa volta è andata bene. A 2,20 e avrei un obiettivo, vabbè, questo è difficile calcolarlo, però lo facciamo visto che abbiamo qualche istante, lo facciamo col calculator, così ci divertiamo. Allora, mettiamo sell, leviamo di nuovo sto bagaglio qui. Ecco, sell. Vediamo Amazon quanto vale. 2,9, 2,931. Io vorrei a 2,850. 2,850. Vorrei shortarla a 2,850. Quindi vado il calculator mitico. Scrivo qui il livello 2,850, così facciamo proprio istruzione, sì, 2,850. Perfetto, perfetto. Copia nell'ordine, poi lo rispieghiamo bene. 2,763, anteprima ordine. Ecco, io andrei a guadagnare 300 euro, 2,97,20, e lo inserisco, pronti, via. Eccolo qui. Questa è la mia operazione. Andiamo a togliere sto bagaglio, che ce l'ho qui, che mi fa arrabbiare. Eccoci qui. Ordine in apertura, che vuol dire GTC, lo vedete qui, che mi darebbe 300 su Amazon, abbiamo detto a 2,850, a 2,850. Quindi questa è la proposta. Lo stop, ovviamente vorrei non prenderlo perché di perdere poi 800 euro mi rode, però lo pongo a più o meno a 300-400 euro di perdita. È possibile anche porlo, oppure insomma, vediamo se sta storia qui di Amazon se andrà bene. Riverifichiamo tutto. Qui c'è il grafico, ecco, vedete che mi sta dando pian pianino 2,927, lo vedete? 2,927. Qui abbiamo i prezzi e questa è l'operazione del mese proposta da Tori. Tra l'altro, visto che siamo in chiusura, ho l'onore e la solo gioia perché non ci vedremo, non passerà tanto tempo perché io faccio l'ultima di marzo. Bene. Faccio l'ultima di marzo, poi farò una carrambata. Ti dico una carambata perché mi collegherò dall'albergo di Napoli, perché sarà a Napoli che abbiamo un investing di Pietro e di Lorenzo, e quindi io giovedì ho preso il treno già 2 ore prima, sarò a Napoli alle 4, vengo in albergo con
con la mia telecamerina, sperando che ci sia un wifi, ma sì, senz'altro sarò bene, farò la cronaca, vedremo come è andata a finire Amazon e ci mentiremo altre cose da Napoli, stazione marittima, e quindi saluto tutti gli amici napoletani che ci stanno sentendo, se me lo fanno sapere, magari dopo vengono in camera con me a fare la puntata, se c'è un napoletano, se c'è... E vi adoro, che me lo fa sapere, mi scrive su Messenger, lo dice Andrea, mi fa un'email, insomma, in qualche modo facciamo una puntata con lui, così no, viene alle 5:30 all'albergo, glielo dico, e facciamo una puntata insieme. Io dico così, tanto chi mi segue mi fido, chi è arrivato a questo punto mi fido di lui. Tutto qui. Bene, beh, grazie mille Tony, insomma, poi monitoriamo come andrà questa operazione su Amazon. E certo. ci vediamo comunque presto, grazie a tutti quanti per l'attenzione. Io ringrazio tutte le persone che pazientemente oggi ho fatto un monologo. Andrea, non mi dire che ti sei stancato. No, oggi. No, assolutamente. Ho finito la voce, sono stanchissimo e vado a bermi un Negroni. Va bene. Se c'è un napoletano, il napoletano che vuole finire, mi scriva Antonio Cioli Puviani sul Messenger, su LinkedIn, insomma, mi trova, mi scrive, poi ci sentiamo e facciamo una puntata insieme con uno che però deve aver sentito la diretta, non che poi lo vede su YouTube o l'amico dell'amico, uno di questi fedelissimi che verrà in Best in Napoli di Pietro di Lorenzo. Grazie a tutti, ciao, tra 15 giorni. Buona serata.